Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. Da oggi, primo di ottobre, i rincari autostradali sull'A24 e A25 saranno sospesi fino alla fine dell'anno. Lo ha annunciato la concessionaria Strada dei Parchi dopo lo stop agli aumenti deciso dal ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, che ha così accolto la protesta dei sindaci abruzzesi. Il servizio di Tania Bonnici Castelli. Aumento dei pedaggi sospesi sulle autostrade dell'Abruzzo. Tirano un respiro di sollievo le migliaia di lavoratori pendolari che percorrono queste strade giornalmente, con spese ormai ritenute insostenibili perché assottigliano drammaticamente i loro stipendi. Strada dei Parchi, concessionaria delle autostrade A24 e A25, annuncia da lunedì 1 ottobre la momentanea sospensione degli aumenti tariffari, pari al 12,89%, disposti con l'ultimo decreto interministeriale ed entrati in vigore dal 1 gennaio di quest'anno. In poche parole, la tariffa agevolata che pagheremo per il prossimo trimestre sarà quella vigente nel 2017. La società concessionaria in una nota ricorda che, concertata con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la sospensione, che durerà fino al 31 dicembre 2018, è stata suggerita dall'ascolto delle esigenze dell'utenza verso cui Strada dei Parchi è sempre stata sensibile. Già, ma quali sono le vere esigenze dell'utenza? Intanto sono ormai anni che in Abruzzo si protesta per pedaggi ritenuti troppo cari, proteste inascoltate, visti i continui rincari effettuati fino ad oggi. E poi c'è il problema della sicurezza e delle manutenzioni. Ci voleva il crollo del ponte Morandi per approfondire lo stato dei viadotti dell'A24 e A25. Alla fine sono stati i sindaci abruzzesi a manifestare pubblicamente a Roma con il ministro delle Infrastrutture Toninelli, il quale al termine dell'audizione ha deciso il blocco dell'aumento. Inoltre è stato ribadito ed assicurato che la messa in sicurezza straordinaria di questi due tratti autostradali riveste una priorità assoluta per il governo. Infatti si dovrebbero presto sbloccare i 192 milioni che il Ministero ha stanziato per la realizzazione degli importanti interventi di messa in sicurezza antisismica di A24 e A25. Gli amministratori abruzzesi però non abbassano la guardia sui rincari autostradali perché il 1 gennaio 2019 con il nuovo aumento è già alle porte e se Strada dei Parchi non intende confermare la tariffa agevolata, la protesta in piazza riprenderà. Nuovo summit in procura a Lanciano tra magistrati e forze dell'ordine che seguono le indagini sulla banda che la scorsa settimana ha rapinato e malmenato i coniugi Martelli all'interno della loro villa nella zona 167. Al momento in manette sono finite 6 persone, i 4 componenti della banda, l'autista del comando e un basista. L'inchiesta però è tutt'altro che conclusa. Il servizio. Nuovo summit in procura a Lanciano con le forze dell'ordine per fare il punto sulle indagini relative alla rapina a coniugi Martelli. Dopo i primi 3 arresti dei fratelli Turlica e il cugino Bogadan e la cattura nel casertano di Coltenao, ritenuto il violento della banda e detenuto a Caserta per una condanna precedente, si procede verso la convalida dell'arresto in flagranza per G.J., il 48enne rumeno arrestato in flagranza sabato nel primo pomeriggio per favoreggiamento. L'uomo è stato bloccato a bordo della BMW con cui avrebbe aiutato a fuggire il 26enne GBG rumeno e residente a Fontanelle, stanato nella serata di sabato scorso nel fossato di località Sant'Onofrio. Per il 48enne, convivente della madre del 5° componente della banda, l'arresto sarà convalidato martedì. Per il giovane in stato di fermo in carcere, l'interrogatorio di garanzia è fissato a mercoledì. Ancora la cronaca, i carabinieri dell'Aquila hanno arrestato nella notte tra sabato e domenica uno straniero che ha tentato di violentare una giovane aquilana in pieno centro. La descrizione della ragazza e alcuni particolari forniti dall'amica hanno permesso di rintracciare il richiedente asilo in una mensa della Caritas in città dopo 5 ore dal fatto. Il servizio. Tentata violenza sessuale in pieno centro ai danni di una 28enne aquilana che ha denunciato lei stessa l'accaduto ai carabinieri che sono riusciti ad arrestare con prontezza l'aggressore, un cittadino eritreo, classe 91, richiedente asilo, da tempo in città ma senza fissa dimora. Il fatto è accaduto tra Viale Ovidio e Viale Gran Sasso nella notte tra sabato e domenica. L'uomo è caduto assieme alla donna nel tentativo di violentarla. La ragazza ha riportato infatti diverse ecchimosi, ha tentato di ribellarsi
in tutti i modi e lui l'ha picchiata. Sono state le urla della ragazza a far desistere l'aggressore, che è fuggito. Il ragazzo di colore avrebbe avvicinato la donna in un locale del centro, nel quale la giovane stava festeggiando il compleanno di un'amica. Poi avrebbe seguito la vittima, senza che lei se ne accorgesse, prendendola alle spalle e tentando la violenza sessuale, l'aveva pure spogliata. La ragazza ha avuto la forza di telefonare ad un'amica che le ha prestato i primi soccorsi. È stata lei stessa a fornire ai carabinieri informazioni utili per l'arresto, come ad esempio il nome di battesimo dell'aggressore. L'amica della vittima ha riferito poi nella stessa occasione che il giovane era solito frequentare un'associazione di volontariato del capoluogo. Da lì sono partite le ricerche. A distanza di 5 ore lo straniero è stato rintracciato prontamente dai carabinieri dell'Aquila nella mensa della Caritas. Aveva indosso la stessa giacca la cui descrizione era stata fornita alle forze dell'ordine dalla vittima. L'aggressore nel carcere Le Costarelle di Preturo risponderà di violenza sessuale. Per la ragazza 25 giorni di prognosi, una bruttissima avventura impossibile da dimenticare. Ed ora cambiamo pagina, battaglia a colpi di emendamenti nel Consiglio Comunale di Pescara, chiamato a discutere il progetto di riqualificazione dell'area di risulta della stazione centrale. Per il Movimento 5 Stelle ci sono troppi errori strategici, per Forza Italia pochi parcheggi a servizio del centro. Il sindaco Alessandrini tira dritto e parla di un progetto di portata storica per la città che garantirà anche maggiore sicurezza. Il servizio. È iniziata oggi la maratona del Consiglio Comunale di Pescara, impegnato nell'analisi del progetto di riqualificazione dell'area di risulta. Movimento 5 Stelle, Forza Italia e Lega complessivamente hanno presentato 530 emendamenti per modificare l'assetto urbanistico e finanziario dell'opera che il Comune intende realizzare con l'apporto dei privati in project financing. Il progetto prevede un finanziamento regionale da masterplan di 12 milioni di euro e un appalto complessivo di 57 milioni. Vogliamo stravolgere questo progetto perché non ci piace, è un progetto estremamente costoso che consegna il centro città e l'area di risulta nelle mani di un privato. Abbiamo sentito dalla presentazione del sindaco 57 milioni di euro per ricreare lo stesso numero di parcheggi che esiste oggi, la metà di parco che sarebbe prevista da piano regolatore e costruire delle strade che sostanzialmente continuano a portare le macchine in centro e le fanno andare dove già vanno oggi, ovvero nella rotonda di via Silvio Pellico. Il sindaco, quando ha presentato il provvedimento, ha detto l'ente non ha i soldi per fare questo megaprogetto. Questo è vero, certamente non è un progetto che può essere affrontato con le casse comunali, quindi certamente c'è bisogno di un intervento di tipo privato, ma questo non vuol dire dare una delega in bianco a quel privato. Forza Italia e Lega hanno presentato un centinaio di emendamenti più o meno a questo progetto di riqualificazione dell'area di risulta condotto dall'amministrazione Alessandrini. Che cos'è che non va? Allora, gli emendamenti sono circa 130, giusto per dare dei numeri precisi, non che questo sia così irrilevante, anche perché sono tutti ancorati alle medesime critiche in qualche modo, e cioè rispetto al numero dei parcheggi, 2000 rinvenibili nel progetto, che dal nostro punto di vista sono assolutamente insufficienti, tanto è vero che con gli emendamenti proponiamo di allargarli a 3000. Mancano, e anche in questo senso abbiamo presentato degli emendamenti, un numero adeguato di box auto da vendere. La nostra proposta è di arrivare a circa 400, ridurre le tariffe previste nel progetto per i parcheggi anche nel quadrilatero centrale e sulla riviera, e ridurre il numero degli anni di concessione da 20 a 12. È evidente che questa amministrazione, che ormai è al tramonto, non potrà comunque aggiudicare i lavori di quest'area e quindi necessariamente, anche al fine di non perdere i finanziamenti pubblici, noi auspichiamo che ci sia un confronto serio. Il sindaco di Pescara Alessandrini ribadisce l'importanza dell'opera attesa dalla città da circa 40 anni, specificando che aiuterà a mantenere sotto controllo la parte antistante la stazione centrale al centro in questi ultimi mesi di diversi e gravi casi di cronaca. Certo, è sempre un po' frustrante vedere che gli emendamenti hanno quasi la maggior parte un effetto meramente ostruzionistico, non si capisce peraltro il nome per conto di chi. Noi vogliamo riqualificare il cuore della nostra città, questi 13 ettari che da quasi 40 anni aspettano una risposta.
Ed è sorprendente che chi il giorno prima invoca la sicurezza di quei luoghi contrasti un progetto che nel riqualificarli pone proprio la sicurezza come tema centrale. E poi c'è l'ambizione in linea con quella pescarese di essere città contemporanea verso Pescara 2027, quando cioè compieremo 100 anni, baricentro del dorsale adriatico e cuore pulsante dell'area metropolitana vasta. Si può fare con meno privato, come sostiene il Movimento 5 Stelle? Io penso che non sappiano di cosa stanno parlando, visto che le forme di partenariato pubblico-privato sono indispensabili per operazioni di questo tipo. Noi abbiamo 12 milioni che la Regione Abruzzo ha messo a disposizione per il tramite del Masterplan, ma questi 12 milioni devono essere inseriti in un progetto più vasto affinché siano volano e moltiplicatore per una sistemazione complessiva di quell'area e non per soluzioni minimaliste che non vedo in linea con le ambizioni, le necessità e i bisogni di questa grande città che è Pescara. Giovedì sera ci sarà l'incontro con i comitati civici di San Giovanni Teatino, in cui l'amministrazione comunale illustrerà i prossimi passaggi del progetto di interramento della ferrovia con l'eliminazione del passaggio a livello in centro attraverso un tunnel sotto la città a servizio del raddoppio della linea ferroviaria. Il sindaco Marinucci chiederà anche un incontro al ministro delle infrastrutture Toninelli, il servizio di Alfredo Primante. Giovedì ci sarà un incontro con i comitati dei cittadini per parlare del raddoppio della linea ferroviaria, in particolare del progetto di interramento della stessa linea ferroviaria per quanto riguarda il centro cittadino di San Giovanni. Progetto che è stato redatto da RFI, bisogna insomma cercare le risorse per portarlo avanti. È un progetto che sicuramente è di enorme importanza per la mia collettività, perché determina un cambiamento storico epocale del territorio San Giovanni Teatino, da sempre depredato dal proprio territorio, assattrezzato, aeroporto e ferrovia. Quindi oggi riconsegnare alla collettività per me è un sogno che chiaramente deve avere i piedi per camminare. C'è stato un impegno specifico dall'ex governatore, attualmente senatore D'Alfonso, l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Gentile, il quale ha detto che non era un problema assolutamente economico per poterlo realizzare, ma di fattibilità. Con il progetto di Ferrovie dello Stato la fattibilità è ormai definita, quindi questa sera faremo vedere il progetto alle due associazioni che ci hanno sostenuto e ai tanti cittadini che sono qua in Consiglio Comunale, che insieme a noi continuano questa avventura che sicuramente si presta a difficoltà, perché si tratta di un investimento importante in termini di milioni di euro. Stiamo parlando di quasi 150 milioni di euro, 50 milioni di euro a chilometro, perché l'abbassamento della rete ferroviaria e quindi poi successivamente l'incanalamento dentro del tunnel che recupereremo al territorio via Pertini e centro di San Giovanni Teatino è importante. Spero che tutto si risolva nel migliore dei modi, ma noi sicuramente l'osso non lo molliamo. È cambiato il governo, è cambiato il ministro delle infrastrutture, coinvolgerete anche Toninelli? Sicuramente sì, oggi approviamo in giunta il progetto e quindi decretiamo la fattibilità dell'opera e chiediamo a Ferrovie dello Stato e a Regione Abruzzo di attivarsi anche loro. Successivamente chiederò un incontro con il ministro Toninelli, al quale rappresenteremo tutte le difficoltà del raddoppio di questa linea ferroviaria, ma la necessità di realizzare quest'opera, perché la nostra collettività non riuscirebbe a sopportare un ulteriore intervento, ma diciamo che la salute dei cittadini, che è al primo posto sia da parte mia che da parte delle istituzioni, debba essere in un modo o nell'altro risolto. Raccolti oltre 2.500 euro ha Scoppito da donare al reparto di oncologia dell'ospedale dell'Aquila. L'iniziativa è partita dall'associazione Teramana Morena, una farfalla per sempre, e ha avuto il sostegno di altre associazioni del territorio. Vediamo. Più di 2.500 euro il ricavato della giornata di solidarietà organizzata a Scoppito. Soldi da devolvere al reparto di oncologia dell'ospedale dell'Aquila. Una giornata dunque all'insegna della solidarietà e dell'amicizia, in cui la popolazione ha voluto partecipare. In prima linea l'associazione Teramana Morena, una farfalla per sempre, che da diversi anni organizza iniziative simili in tutto il territorio.
Ha scolpito l'amministrazione comunale, l'associazione Il Volo della Crisalide, assieme alle altre associazioni del territorio e ai ragazzi del servizio civile, hanno reso questa giornata davvero speciale. Il programma è iniziato in mattinata con l'organizzazione di due camminate con diversi percorsi e difficoltà. Il punto di arrivo è stato l'oratorio di Collettara, qui il pranzo solidale, accompagnato da musica dal vivo, karaoke, giochi per bambini e intrattenimento per tutte le fasce di età. Questa giornata è innanzitutto una giornata fantastica, perché noi abbiamo conosciuto Chiara Gallo poco tempo fa e abbiamo visto che avevamo obiettivi comuni, e questo ha fatto sì che ci muovessimo per creare una giornata della solidarietà. E la riuscita di questa giornata, secondo me, sta dal fatto che partecipa un sacco di gente. Molti sentono il problema dell'oncologia in generale, molti capiscono che l'oncologia ha sempre più bisogno, e se gente come noi non si dà da fare, non ha senso. Questa è l'importanza di cosa si fa oggi per obiettivi anche futuri. Noi in futuro abbiamo un obiettivo, che è quello di dare una macchina che non fa cadere i capelli a chi fa la chemioterapia. Il momento musica e parole ha commosso tutti. Una giovane donna ha voluto leggere alcuni passi del suo diario, dove racconta il proprio stato d'animo e la propria esperienza, accompagnata dalle note di canzoni in perfetta sintonia con il racconto. Un momento che ha saputo toccare il cuore di tutte le presenti, in quanto non è semplice immedesimarsi in queste storie, ma neanche raccontarle. La naturalezza, l'emozione tangibile, la forza mostrata hanno reso questo momento unico. La giornata è proseguita con l'intrattenimento musicale. C'era anche la dottoressa Cannita, che ha voluto prendere parte all'iniziativa, visto il tema. La collaborazione, la partecipazione e le donazioni da parte delle associazioni dei privati cittadini è stata fondamentale. Un piccolo tassello, questo, che si aggiunge a tanti altri, che servirà per l'acquisto di apparecchiature specialistiche all'avanguardia, al fine di alleviare i dolori dei pazienti oncologici e riuscire a salvare sempre più vite umane. Sabato scorso, nell'ambito della 25esima edizione della rassegna polifonica Prutina nel convitto nazionale Melchiorre Delfico a Teramo, c'è stato un incontro con il maestro Ciro Caravano, fondatore del gruppo Neri per Caso. Vediamo. Quest'anno abbiamo avuto dei cori assolutamente importanti e interessanti, provenienti da Salerno, da Roma, e soprattutto il coro Gamut di Pescara, che è una bellissima e giovane realtà abruzzese. Come potete ascoltare, quello che state ascoltando in questo momento, la registrazione di quello che è avvenuto il sabato mattina con la 14esima edizione degli incontri con il maestro, che quest'anno ha visto la partecipazione di Ciro Caravano, fondatore del gruppo Neri per Caso, che ha tenuto un seminario di pop music con la partecipazione molto attiva di tantissimi giovani. Ed è sempre un piacere scoprire quanto sia forte la tradizione corale qui in Abruzzo. I ragazzi stanno mettendo una grande energia, ci sono coristi di tutte le età, si ride e si scherza e si fa musica interpretando quello che è il modo di definirla in tanti posti del mondo, cioè to play, cioè è un gioco in tutti i paesi anglosassoni, come l'Inghilterra, l'America, o piuttosto che in Francia si usa jouer. To play, è quello che facciamo noi, ci divertiamo facendo musica. Il liceo musicale Delfico è sempre aperto in un rapporto sinergico con il territorio, perché la scuola esce sul territorio, il territorio entra nella scuola, quindi è stata un'esperienza molto bella e molto formativa per i ragazzi, che imparano ad affrontare il pubblico, imparano a mettersi in gioco. E ora apriamo la pagina dello sport, parliamo di Serie B. Questa sera alle ore 21 il Pescara in posticipo chiuderà la giornata di campionato a Padova, e in caso di vittoria i biancazzurri saliranno in vetta alla classifica. Il tecnico Beppi Pillon potrebbe confermare la squadra che ha battuto il Crotone martedì scorso, mentre l'allenatore Patavino Bisoli ha scelto per questa sera il 4-3-1-2. Vediamo.
a Padova per regalarsi una grande serata ed il primato. Il Pescara fiuta il sorpasso in vetta al Verona, sconfitto sabato a Salerno, e magari l'allungo sulla corazzata Benevento, battuta a domicilio dal Foggia e prossimo avversario del Delfino. All'Euganeo, ore 21, sarà però battaglia, e lo sa bene il tecnico Beppi Pillon, che del Padova è stato prima giocatore e poi due volte allenatore. Il tecnico di Breganziol ha lanciato un chiaro monito ai suoi. Adesso con il Padova, che sarà una partita molto tosta, non sarà per niente facile. Conosco l'ambiente, ho giocato 4 anni lì, ho allenato 2 anni, so che ambiente troveremo. Conosco il suo allenatore, che è un allenatore sanguigno, perciò sarà una partita maschia, cattiva. Se andiamo in punta dei piedi non ne usciamo. Se andiamo invece tosti, aggressivi, ci comportiamo da squadra come abbiamo fatto ultimamente, allora siamo un cliente difficile non solo per il Padova ma per tutti. Tutti convocati ad eccezione di Scognamiglio, che dovrebbe tornare dopo la sosta. Pillone dovrebbe confermare l'11 che ha battuto il Crotone, con Campagnaro recuperato al centro della difesa e soprattutto con la conferma di Mancuso centravanti, con Marras e Antonucci ai suoi fianchi. Pillone non guarda la classifica e attribuisce alla gara questo significato. Considero lunedì sera una partita che ci misura molto. Se siamo una squadra che anche nel momento positivo sa tenere i piedi per terra, se siamo umili, se siamo cattivi, se abbiamo il sangue agli occhi, per me è una partita, una verifica molto importante questa, perché noi dobbiamo, se siamo questi, non ho paura di nessuno, che delinea molto che tipo di squadra siamo, non solo nell'aspetto tattico, tecnico, ma soprattutto agonistico e mentale. Vediamo, perché è una verifica importante. Partita molto importante anche per il Padova, 4 punti nelle prime 2 giornate, 1 solo nelle successive 3. Il tecnico Bisoli dà indicazioni sull'assetto che presenterà questa sera. Adesso ho trovato una situazione importante, che poi è il 4-3-1-2, che sono convinto che la squadra lo legga meglio, perché sono convinto che avere 2 attaccanti e 1 trequarti con quelle caratteristiche possa tenere la squadra un po' più lontana dalla squadra, dalla nostra porta. Mancheranno Pinzi, Della Rocca, Vogliacco e Chinellato. Davanti a Merelli agiranno l'ex Salviato, Capelli, Trevisan e Contessa, mediana con Brocca, Pelletti e Pulsetti, Clemenza alle spalle di Bonazzoli e Capello. Se non ce la dovesse fare Salviato, Cappelletti agirà in difesa e uno tra Serena e Mandorlini sarà inserito a centrocampo. Dobbiamo cercare di svoltare, e secondo me questa squadra qui ha tutte le potenzialità per svoltare. È chiaro che abbiamo bisogno di tutti. Ho detto del sostegno vostro, del sostegno dei tifosi, perché questo è un campionato difficile e siamo una squadra neopromossa, dove le altre neopromosse, tolto il Lecce, ha 3 punti in più, quindi vuol dire che puoi pagare dazio, perché poi la tua qualità verrà avanti più avanti. E ora la Serie C, con il Teramo che ieri non è andato oltre l'1-1 con il Gubbio, dunque è rimandato l'appuntamento con la vittoria ed è stato un pareggio deludente. Un pari tra i fischi. Contro il Gubbio al Bonolis il Teramo non va oltre l'1-1 e deve rimandare ancora una volta l'appuntamento con la prima vittoria. E più del pareggio, in effetti il Teramo non meritava, vista la prova complessivamente scadente offerta, lontana dagli standard visti con la San Benedettese e più vicina a quella del pareggio sofferto di Imola. Senza l'acciaccato Speranza, che finisce in panchina, i biancorossi devono subito guardarsi dalla conclusione al 3° minuto di Marchi, sventata da Lewandowski. La risposta del Teramo è nel colpo di testa di Piccioni sugli sviluppi di un calcio piazzato al 9° minuto e soprattutto nel gol del vantaggio segnato da Antonio Bacio Terracino, che al 19° sfrutta un errore in uscita del Gubbio, avanza e con un sinistro preciso dal limite non da scampo a Marchegiani. Secondo gol stagionale, il primo in campionato per l'esterno, che si conferma l'unica risorsa offensiva di un Teramo che lì davanti continua a fare fatica. È il momento migliore per i biancorossi, che al 25° vanno vicino al raddoppio quando Ventola mette al centro ma Piccioni incorna fil di palo. Da quel momento in poi in pratica solo Gubbio. Dopo la mezz'ora corner di Casiraghi per Marchi, che schiaccia Mischione davanti alla porta di Lewandowski, il Teramo sbroglia. Al 42° invece l'estremo teramano deve ancora intervenire in prima persona per sventare un'azione corale che passa da Casoli a Casiraghi per il tiro di Malaccari. Nel frattempo Zichella inserisce Fiordaliso per l'infortunato Spighi, quindi dopo l'intervallo Piacentini per Mastrilli e Zecca per Di Renzo, ma la musica non
non cambia, anzi va sempre peggio. Accade poco o nulla fino al 25esimo, quando la spinta del Gubbio sfocia nel gol del pareggio. Altro mischione su azione d'angolo, Schiaroli trova l'angolo rimasto scoperto e sigla l'1-1 che non si schioderà. Il colpo di testa del neo entrato Barbuti al 35esimo sfila sopra la traversa e alla fine, come detto, piovono fischi sul Teramo. La vittoria manca, il gioco è involuto rispetto alle prime giornate. A Salò domenica prossima servirà ben altro per uscire indenni dal Lino Turina. Sì, il secondo tempo sono forse due passi indietro nel secondo tempo, non solo più uno, però al primo tempo la squadra non mi è dispiaciuta. Difatti, se andiamo a analizzare il risultato, il primo tempo è finito 1-0 per noi, il secondo tempo è finito 1-0 per loro. Alla fine è un tempo a testa, il risultato giusto, anche se è inutile nasconderlo, ero fiducioso prima della partita e mi aspettavo i tre punti. Bisogna continuare a lavorare, una squadra nuova, una squadra con tantissimi elementi arrivati solo quest'anno, ce ne sono mi sembra 3 o 4 dell'anno scorso, e quindi bisogna continuare a lavorare, e come dicevo prima ai vostri colleghi, se hai una squadra esperta, migliorare una squadra esperta che ha già una certa età non è facile, cioè la percentuale è bassissima, mentre se hai una squadra giovane come la nostra adesso bisogna dargli tempo, sono ragazzi che arrivano dalle primavere, che fanno un campionato diverso dagli adulti e hanno bisogno di più tempo. E in Serie D, quella di ieri è stata una giornata condita da due derby, a Vasto in particolare, la Vastese è stata rimontata di due gol dal Francavilla, doppietta di Banegas nel finale, la panchina di Palladini, l'allenatore della Vastese, è sempre più a rischio. Non è finita finché non è finita. Volete una prova? Chiedetelo a Vastese e Francavilla, protagoniste di un derby pazzo che per due terzi sembra essere in totale controllo aragonese, ma che dal 26esimo della ripresa in poi vira totalmente. E quello che per il Francavilla si trasforma in un punto d'oro, per i biancorossi è praticamente una sconfitta mascherata dal punticino rimediato. Palladini cambia pelle alla sua Vastese, difesa a 3 con Iarocci, Molinari e Del Duca. Fiore va in panchina, 3-4-1-2 il modulo scelto per il derby col Francavilla, con Napolano alle spalle del bomber Leonetti e di Giampaolo. Problemi di formazione per Racchini, senza Cruz e Bedin squalificati e con Sanchez ancora in box. Dopo l'infortunio rimediato mercoledì, Cafiero e Bosco sono i centrali difensivi, Palumbo la mezzala sinistra, mentre davanti è Paravate a guidare l'attacco con De Costanzo e Banegas, l'uomo più in forma dei giallorossi. I biancorossi di casa partono forte, al settimo Leonetti non arriva in spaccata sul servizio da destra di Stivaletta, ma è un appunto rimandato di 120 secondi perché sul piazzato di Napolano al nono è sempre lui il più lesto a girare di testa la sfera alle spalle di Spacca proprio sotto la curva d'Avalos. La risposta del Villa al 12esimo, ma l'acrobazia di Paravati ad altissimo coefficiente di difficoltà e il tiro sul corner di Banegas termina a lato. Ma il vantaggio sembra galvanizzare gli uomini di Palladini, che al 16esimo sfiorano il bis con una combinazione tutta sulla destra tra Giampaolo con la rete, la conclusione di Leonetti di poco a lato. Leonetti è scatenato e al 23esimo gira centralmente di prima intenzione il pallone che gli capita con Spacca attento a ribattere il pallone e con la Vastese che protesta per un presunto retropassaggio successivo di un difensore giallorosso verso il proprio portiere. Gli ospiti fanno fatica a causa del lavoro degli attaccanti di Palladini che inaridiscono le fonti di gioco giallorosse, lasciando all'11 di Racchini solo le corsie laterali. Il Francavilla si rivede al 35esimo e potrebbe trovare la strada del pari con Cafiero che gira di testa il corner di Banegas senza però aver fatto i conti con Napolano che allontana quando il gol sembrava ormai cosa fatta. Vastese che nella ripresa però comincia da dove aveva terminato, al secondo incursione di Giampaolo in area di rigore, scontro tremendo con Cafiero per Gallipoli Firenze di rigore, ma i due rimangono a terra per almeno due minuti. Si riprende con Napolano che dagli 11 metri spiazza Spacca, regala il raddoppio agli aragonesi, e con Cafiero che invece deve lasciare spazio a Nazzari dopo la capocciata precedente. La squadra di Palladini prende ancora più fiducia, Mele sbaglia il passaggio con Leonetti che intercetta la traiettoria e prova a prendere di sorpresa il portiere ma senza precisione. Il Francavilla si scuote con De Costanzo,
60 secondi più tardi. Percussione è prepotente, ma il tiro è alto, con la Vastese che protesta per un tocco di mano del numero 29. Rachini allora inserisce Milizia, Samuel Di Renzo e Di Giovacchino, ma il match lo riapre al 71esimo la punizione capolavoro di Banegas, che con sinistro disegna una traiettoria meravigliosa a Morelli immobile. Per il sudamericano è il terzo gol in stagione. Il Villa inizia a credere nella rimonta e sfiora il clamoroso bis dopo 4 minuti col tiro cross di San Severino, che bacia la traversa e torna in campo. La Vastese sembra irretita, l'inerzia passa totalmente dalla parte giallorossa. Al 77esimo altro piazzato di Banegas, Di Giovacchino controlla e libera il tapin di Palumbo, che sarebbe vincente se solo per l'assistente non fosse in posizione di fuorigioco. Proteste giallorosse, ma gli aragonesi sono alle corde. Ancora Banegas stoppata ad un passo dal 2-2 con la conclusione doppia e la seconda che sfiora il montante di Morelli. Palladini richiama Giampaolo e inserisce Sciba, ma è Napolano che quasi sorprende, spacca l'81esimo con un tiro dalla distanza. Ma nel Villa è Banegas l'ultimo ad arrendersi e proprio al 90esimo dal limite dell'area di rigore col mancino fulmina Morelli e regala un pareggio insperato ai giallorossi, con la Vastese sulle ginocchia e che non ha più la forza di proporre occasioni per portarla di nuovo a casa. Finisce in pareggio e per la Vastese sono solo fischi sonori, quelli della Ragona. Palladini in bilico, mentre il Villa, dopo la vittoria di mercoledì, ormai sa di avere, pur senza attacco, un Banegas formato spaziale. Nell'altro derby, quello giocato al Fadini, il Giulianova ha piegato per 2-0 l'Avezzano con un gol per tempo di Fazzini e Torelli. Vediamo. Un ritorno amarissimo nella sua Giulianova per Federico Giampaolo, con il suo Avezzano che rimedia la terza sconfitta in 4 gare di campionato. Un avvio di stagione negativo per i marsicani, che restano anche in virtù della penalizzazione all'ultimo posto in classifica e con all'orizzonte la gara casalinga con la capolista Notaresco. Nell'attesissimo derby del Rubens Fadini la festa è tutta del Giulianova, che vince per 2-0 e che conferma l'ottimo avvio di stagione che fa sognare i tifosi. A fare la differenza è stata soprattutto la concretezza locale, con Fazzini e Torelli implacabili sotto porta e con invece Pellecchia e soci dall'altra parte oltremodo sciuponi e imprecisi. Schieramenti annunciati almeno nei moduli, ma con qualche sorpresa. Fra i padroni di casa in campo con il 3-5-2 ancora panchina per l'ultimo arrivato Torelli, che poi lascerà però il segno, mentre fra gli ospiti schierati con il 4-2-3-1 fuori dall'inizio Menna e soprattutto Cerone. Inedita sfida a distanza tre fratelli francesi: Francesco Di Paolo in maglia giallorossa e Federico in forza ai marsicani. Caldo al Fadini con circa 1000 spettatori sugli spalti, fra cui una cinquantina di tifosi ospiti. Rigorose misure di sicurezza all'esterno dello stadio per via della rivalità esistente fra le due tifoserie. Prime fasi di studio con tanto gioco a centrocampo, ma nessuna vera occasione da rete fino al 14esimo, quando Deramo chiama al miracolo il portiere di casa con la palla deviata sulla traversa e poi in angolo. Sugli sviluppi del corner sfera a Besana, che impegna Sciba, che però blocca il pallone. Dopo lo scampato pericolo i ragazzi di Stallone reagiscono. Al 18esimo del Grosso su punizione chiama Fanti ad una respinta difficoltosa, ma al 22esimo arriva il vantaggio dei locali con Fazzini, che riceve palla sull'out di sinistra, si accentra e dall'interno dell'area di rigore fulmina Fanti per l'1-0 che fa esplodere il Fadini. Subito il gol la squadra di Giampaolo accusa per qualche istante il colpo, rispondendo poi al 26esimo quando Dos Santos su punizione trova ancora la traversa dopo la deviazione decisiva di Sciba. La gara resta aperta e vibrante, con i padroni di casa decisi a trovare il raddoppio e marsicani protesi invece alla ricerca del pareggio. Al 31esimo c'è una buona giocata ospite di Alessandro, che dalla sinistra crossa in aria per Dos Santos, che non controlla però il pallone prima della conclusione dalla parte opposta del bomber giuliese Tozzi Borsoi, che trova invece la respinta di Fanti. Fra continui capovolgimenti di fronte si arriva nell'ultima parte di tempo, con l'Avezzano vicino al pareggio al 40esimo, con Deramo che calcia quasi a colpo sicuro dall'interno dell'area trovando il salvataggio sulla linea di De Fabritis. Al 44esimo ancora Avezzano con Pellecchia, che prova in mezza rovesciata il gol della domenica, mandando però il pallone alto. Nella ripresa il tecnico dell'Avezzano Giampaolo opera un triplo cambio e manda in campo Di Gianfelice per Tariuk, Bisegna per Bianciardi e Cerone per Deramo. In campo il Giulianova
prova. Al terzo però a far correre un brivido la difesa biancoverde con Tozzi Borsoi che mette però alto dal limite. L'Avezzano rivisitato dal suo allenatore al sesto con Cerone arriva ad un passo dal raddoppio, ma Sciba dice ancora no. Gara sempre aperta e davvero godibile con gli ospiti ancora vicini al pari al dodicesimo con una punizione calciata da Bisegna e la palla in area ancora per Cerone che mette però al lato. Primo cambio Giuliese al tredicesimo con l'ingresso in campo del neoacquisto Torelli per Del Grosso. Sarà la mossa che risolverà la partita per i padroni di casa. Il Giulianova soffre in questo frangente di gara ma colpisce ancora come detto al quattordicesimo con il neo entrato Torelli che riceve palla in area e sul filo del fuorigioco supera Fanti per il raddoppio dei padroni di casa. Punizione pesante per i biancoverdi ospiti che sotto di due reti riprendono a premere. Al ventiduesimo ci prova Pellecchia dalla distanza con la palla fuori di poco. Con il trascorrere dei minuti in casa marsicana sembra subentrare un po' di scoramento anche perché al ventisettesimo Puglielli entra in contatto con Francesco Di Paolo e rimedia il rosso diretto da Bracaccini di Macerata. Si complica così ulteriormente la gara dell'Avezzano sotto di due reti e con un uomo in meno. Al trentacinquesimo ci prova Cerone ma Sciba è attento con il Giulianova che vede così la vittoria sempre più a portata di mano e con il tripudio Giuliese al novantunesimo per un successo che permette alla squadra del presidente Bartolini di salire a quota 8 in classifica alla vigilia del derby tutto giallorosso di Francavilla. Per l'Avezzano la gara con il Notaresco domenica prossima al De Marsi sarà già un bivio decisivo per la stagione. Si chiude qui il TG6 che tornerà con le prossime edizioni alle ore 19 e poi la terza edizione subito dopo Diretta Stadio che seguirà questa sera a partire dalle ore 20:30 gli sviluppi della partita di Serie B tra Padova e Pescara. È tutto per questa prima edizione del TG6. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.